è una gioia immensa tornare a teatro con un'opera come Il Barbiere di Siviglia, un'opera che apre e fa da tramite tra l'opera buffa settecentesca e l'opera del bel canto dell'Ottocento. Musica travolgente e strepitosa, e quindi il miglior modo per tornare a teatro. Personalmente è veramente una grande emozione, perché è il primo titolo operistico che ho il piacere di dirigere post-Covid. L'emozione è doppia, perché è un titolo che qui a Trieste ho già fatto in stagione, abbiamo portato in tournée, è proprio un'emozione dal profondo. Poi anche la gioia di poterla fare con un fantastico cast, e niente, cerchiamo di fare tutto al meglio, stando attenti a tutto quello che c'è da tenere sotto controllo dal punto di vista sanitario, dal punto di vista musicale, e cercando anche di trovare un equilibrio musicale con spazi chiaramente ormai molto diversi post pandemia, nel senso che non utilizziamo più lo spazio classico della buca, le distanze tra virgolette classiche sul palcoscenico, ma abbiamo tutti spazi molto dilatati, ed è diventa un lavoro molto molto delicato per trovare proprio una quadratura, una centratura sia di colore che anche banalmente una centratura ritmica, un lavoro un po' più certosino per certi aspetti, anche più così teorico, e la difficoltà è trasformare questo teorico in pratico.